Credo nella mia vita di aver fatto 3-4 colloqui di lavoro da sbarbato, uno peggio dell'altro. Uno mi sembra fosse alla Camera di Commercio e ad un certo punto ho interrotto l'intervistatore, non lo so perché. Forse perché il montemagno che sarei diventato cominciava a scalpitare dentro. L'ho fermato e ho detto, no, ascolti le domande, qui le faccio io. Non è finita bene. Per niente. Dopo 10 secondi mi ha detto, vabbè, va. Fila, va, cretino. Però ho fatto una marea di colloqui dall'altro lato, dal lato di chi intervista, di chi deve decidere se prendere quella persona o meno in azienda. Avevo un ex socio che era fenomenale nei colloqui di lavoro, era tutta la sua tecnica, prendiamo una marea di appunti. Per cui oggi vi condivido quello che uno guarda da questo lato e magari ti torna utile quando vai a fare un colloquio di lavoro perché sai cosa sta pensando chi ti sta interrogando. Primo suggerimento è arrivare molto preparato. Immaginati di fare, se stai facendo legge, diritto amministrativo o un esame veramente complicato, pesante. Quando ti siedi per un colloquio di lavoro devi sapere vita, morte e miracoli di quell'azienda. Non c'è una cosa più fastidiosa di parlare con una persona che chiaramente sta facendo dei colloqui a zonzo e non gliene frega niente di quell'azienda specifica. Ovunque lo prendono, vabbè, lo stesso. No, non va bene lo stesso. Ogni azienda, immaginati se ne avessi una tu, vuole sentirsi unica, meravigliosa, indimenticabile. Vuole essere sicura che tu stai cercando esattamente quell'azienda, non un'altra, quell'azienda specifica. E dall'esterno hai raccolto tutte le informazioni possibili su quella che è la tua potenzialmente azienda ideale. Numero 2, attenzione e focus 100% durante il colloquio. Sembra una cazzata, ma un errore clamoroso è che le persone quando fanno un colloquio di lavoro non sono attente. Rispondono al cellulare, si distraggono facilmente, hanno un livello di attenzione che dura 10 minuti e poi sbragano. Invece prova a affrontare un colloquio di lavoro come se entrassi in campo a fare un match del tuo sport preferito. Il match inizia prima del colloquio, quando stai aspettando, quando stai arrivando e quando è finito il colloquio. Ricordati che un'azienda non guarda solamente quello che sai, il tuo curriculum, quello che dici, ma quello che fai, come ti comporti, che dà molti più indizi sulla tua personalità. Numero 3, prova a sorprendere. Come fai a essere percepito come unico? Magari fai un colloquio come web designer. Porca paletta, ma presentati con qualche cosa. Fai uno studio, ad esempio, di come rifaresti tu una landing page di un'azienda. Se fai un colloquio come social media coso di qualcosa, ti puoi presentare con un report rispetto a quello che sta facendo la concorrenza. Quali sono le tipologie di post che stanno pubblicando. Qualsiasi cosa che però serva a far capire che sei una persona che fa un passo oltre, che ha una marcia in più, che lascia nel cerebro del tuo intervistatore un ricordo molto chiaro. Magari non per quella posizione, magari non in quell'azienda, magari in un'altra situazione, ma resti impresso. E poi numero 4, ricordati che ci sono miliardi di aziende in giro. Se non è andata bene con questa azienda, ci saranno altre occasioni. E lo sai come si dice. Chiusa una porta, si apre un portone.